Ancora grandi emozioni, stavolta in musica con Mahmood a Iglesias. Gaia Rau. Sono molto felice di fare, diciamo, il primo concerto in Sardegna di questo tour estivo, perché per me è un po' come stare a casa, no? Capito? Infatti fa ridere perché anche tipo mia mamma con tutti i parenti sono presi due autobus da Rosé e sono venuti appunto a vedere tutto il concerto, quindi sono molto, molto felice appunto, ci tengo a fare bella figura. Si sente a casa Mahmood e lo ripete spesso sul palco allestito al campo sportivo Monteponi, davanti ai 7.000 fan invitati dall'amministrazione di Iglesias a un concerto che ha il sapore di un regalo. Un'occasione speciale che ha visto il cantautore esibirsi generosamente, alternando i suoi brani più celebri, senza risparmiare balletti sfrenati e conversazioni a tu per tu col pubblico, spesso in lingua sarda. E sul palco a un certo punto salgono anche le voci femminili del coro In Trempas di Orosei, per un brano, Tamo, dedicato alla mamma, Anna Frau. L'emozione è palpabile. Un artista, Mahmood, capace di mostrare quanto il pop italiano fosse non solo pronto, ma addirittura bisognoso di innovazione e contaminazione. Io faccio quello che mi esce, poi sta agli altri stabilire che cos'è il nuovo pop, che cos'è vecchio, che cos'è cool, che cosa è classico. Io faccio semplicemente quello che a me esce naturale, quello che mi piace, ecco. Il gran finale non poteva che essere con brividi il successo sanremese, in una coreografia improvvisata realizzata con le torce dei cellulari.